grazie per aver scelto di partecipare al nostro incontro pomeridiano, nonostante le festività natalizie ormai alle porte. Non avete voluto far mancare la vostra presenza ad una occasione di memoria collettiva, memoria che aiuterà noi a riconciliarci con il passato, motivare la storia locale per ricostruire il presente, evento necessario per la prosecuzione del futuro. Le scelte profetiche e coraggiose del passato, inevitabilmente attrici di cambiamenti sostanziali e di metodo per i contemporanei di allora, illuminino oggi il nostro cammino perché anche noi possiamo a nostra volta, con coraggio, passione e lavoro direi condiviso, il tema di oggi, il titolo è Verba Volant, solo che la prosecuzione non è scritta manent, ma il labor manent. Ciò che rimane non sono gli scritti, ma il lavoro, è l'opera umana, è l'opera delle persone, per cui insieme, il lavoro condiviso, fare scelte più audaci per un futuro prossimo più umano e più giusto. A questo punto indicherei soltanto la roadmap, così diremmo noi giovani, che ci aiuterà a scandire i tempi e a prepararci al momento di riflessione comunitario. Ci saranno gli saluti istituzionali, Monsignor Emilio Cipollone, arcivescovo di Lanciano Ortona, il dottor Filippo Paolini, sindaco di Lanciano, il signor Gabriele D'Angelo, sindaco di Castelfrentano. Poi daremo un piccolo accenno per chi non ha avuto la fortuna di conoscere Monsignor D'Antonio e il dottor Michele Scioli, proprio due accenni del profilo biografico, e poi gli interventi di Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne. Ci saluterà al termine dell'intervento perché è vincolato da altro impegno istituzionale precedentemente preso. Sua Eccellenza Monsignor Claudio Palumbo, vescovo di Trivento, il dottor Lucio Cuomo, della Deputazione Abruzzese di Storia Patria, e don Carmine Nicoli purtroppo ha avuto un imprevisto, per cui in sostituzione ci sarà il nostro vicario generale, don Angelo Giordano, e chiuderò io come direttore dell'Archivio Diocesano. Al termine degli interventi ci sarà l'intitolazione formale, ufficiale, dell'Archivio Diocesano a nome di Monsignor D'Antonio e della Biblioteca Diocesana a nome del Dottor Michele Scioli. Al termine della lettura del decreto da parte di Monsignor Cipollone ci sarà lo svelamento delle targhe in pietra, puramente della Maiella, che è pietra nostra, locale, e installate all'esterno dell'archivio e della biblioteca. Andremo in archivio e biblioteca e poi sarete libere di visitare i nostri due istituti. Prego Monsignor Emilio Cipollone, arcivescovo di Lanciano, Ortona, per il saluto iniziale. Buonasera a tutti per aver accolto l'invito ed essere qui presenti. Il momento, come accennava già Don Alessio, è molto importante e significativo per la nostra diocesi, ma per l'intero territorio, perché queste due figure, Monsignor D'Antonio e il Dottor Scioli, sono state importanti e significative non solo dal punto di vista ecclesiale, ma anche dal punto di vista culturale e sociale. Nel giorno della festa dell'Immacolata Concezione, chi di voi è andato a messa lo avrà ascoltato, la prima lettura era tratta dal libro della Genesi. E a un certo punto c'era una domanda che Dio fa ad Adamo e in un qualche modo attraverso di lui a tutta l'umanità, anche a me e a voi, che è: Adamo, dove sei? Evidentemente non intendeva dire dietro quale albero ti sei nascosto, ma a che punto sei della tua vita? Dov'è che ti trovi? Ce l'hai un progetto per la tua esistenza? Sai qual è la strada che devi percorrere?
perché poi Adamo, a causa del peccato, ha fatto esperienza della nudità, della sua creaturalità, della sua fragilità. Era nudo anche prima, ma prima non ne provava vergogna. Poi ne ha provato vergogna perché si è reso conto che, volendo diventare come Dio, non c'era riuscito e si trovava in una situazione abbastanza disagevole. E quindi Dio stava dicendo ad Adamo: rifai il quadro della tua vita, capisci dove ti trovi per trovare la tua strada di uscita. Infatti nei locali pubblici si trova sempre una mappa appesa alle pareti con un punto rosso dove c'è scritto: tu sei qui, tu ti trovi qui, quasi a dire: se succede qualcosa da qui tu devi fare questa strada per poter trovare la via di uscita, che è la via della salvezza e quindi la via della vita. Queste due figure in un qualche modo si sono fatta questa domanda e hanno dato anche la risposta, e sapendo da dove si trovavano hanno saputo indicare anche una strada di salvezza, una strada di vita, sia dal punto di vista ecclesiale sia dal punto di vista sociale e culturale. E mi piace proprio ricordarli così. Nell'invito che avete ricevuto c'era scritto in memoriam, una parola che nella Sacra Scrittura si ripete molte volte. Molte volte è Dio che chiede all'uomo di non dimenticare, di fare memoria, di ricordare. E noi ci troviamo qui per fare questo, per fare memoria, per ricordare due persone che attraverso la loro profezia ci hanno davvero aperto un orizzonte nuovo, ci hanno dato davvero una luce della quale ancora stiamo godendo. Non spendo altre parole perché poi ci penserà Don Tommaso, che è stato validissimo collaboratore di Monsignor D'Antonio a esprimere quello che c'è da dire sulla figura di Monsignor D'Antonio, e ci penserà il dottor Cuomo in modo particolare a ricordare anche il dottor Scioli. Quindi io lascio a loro la parola, a voi rinnovo il benvenuto, e che questo stare qui davvero illumini la nostra vita, perché i passi della nostra esistenza camminino su una strada giusta, profetica, così come queste due figure così importanti e così grandi ci hanno indicato. Grazie. Prende ora la parola il sindaco della città di Lanciano, il dottor Filippo Paolini. Buonasera a tutti, ringrazio dell'invito, sono particolarmente contento di essere qua oggi, ma lo dico perché saluto a nome di tutta la città il tavolo dei relatori, della sua eccellenza, sono i colleghi sindaci, anche il precedente sindaco di Castelfrentano, saluto Gabriele, perché ho avuto l'opportunità di frequentare la famiglia D'Antonio da sempre. Stavo ricordando prima con Angela, sono andato a scuola con il nipote Ercole, che purtroppo è scomparso da vari anni, siamo coetanei, siamo andati a scuola insieme, per cui abbiamo avuto occasione di trovare spesso lo zio Monsignor D'Antonio per scambiare quelle che erano le sue romanzine quando eravamo ragazzi. Poi io ho avuto un bellissimo rapporto con lui quando sono stato presidente dell'Ergiera, non so quanta passione insieme a Don Vito Scotti ha messo per poter aprire il Museo Diocesano, una passione sul Lanciano. Mi piace ricordare che, lo dico io ma forse lo direte anche voi dopo, la tradizione della squilla da qui al sabato fu riaperta proprio da Monsignor D'Antonio, e io ricordo negli anni Ottanta fu una bellissima idea riportare quello che faceva Monsignor Tasso, certo non a piedi scalzi come si racconta facesse Monsignor Tasso, ma era per noi lancianesi un momento di aggregazione, questo pellegrinaggio verso le Conicelle. Vedo qui Don Antonio che con noi ha sempre ripercorso con grande passione questo momento, al quale noi lancianesi siamo molto legati. E quindi poi io
accolgo l'invito a fermarmi alle saluti istituzionali, perché potrei raccontare tantissimi episodi di incontri con Monsignor D'Antonio. E la seconda cosa che mi ha colpito molto, e saluto naturalmente il nipote, il professor Scioli, le volte che sono andato in biblioteca, la passione e il silenzio, perché vedete, il professor Scioli era capace di dire tante cose quasi senza parlare, bastava che ti guardassi negli occhi e capivi a volo se stavi dicendo una parola di più o una parola di meno. Non potevi mai allargarti troppo, perché naturalmente ti prendeva come un saccente, quindi il dottor Cuomo sa benissimo che la professionalità, la collaborazione del dottor Scioli era altissima, per cui mai mettersi a misurarsi con lui. I tanti amici che l'hanno conosciuto qua lo sanno, però io penso che finalmente a loro due sia dato un riconoscimento, seppur così, una pietra della maiella, ma come diceva Sua Eccellenza Monsignor, in memoria di due grandissime persone. Chi ha avuto l'occasione di conoscerle sa benissimo che hanno segnato la storia di questa curia per tantissimi anni, e non solo per quanto riguarda Monsignor D'Antonio, la storia della città. Almeno io da lancianese sono convinto di questo. Grazie per quello che avete fatto. Grazie. Prende la parola ora il signor Gabriele D'Angelo, sindaco di Castelfrentano. Grazie la presenza qui di tanti miei concittadini e ex sindaci, naturalmente, che carica di tanta responsabilità. Questo ha lasciato in noi il nostro Michele Scioli. Ritengo che questa lodevole iniziativa della Curia sia il giusto riconoscimento al nostro concittadino Michele Scioli e al Monsignor Enzio D'Antonio. Tra loro ci fu una stima reciproca, fatta di rispetto e comprensione, unità di intenti. Ognuno dei due riconosceva nell'altro acutezza di ingegno, impegno, testardaggine e rispetto delle ruole. Per entrambi il documento aveva importanza, perché verba vola è scritto a mano. È lo scritto che rimane, che testimonia e che dà la possibilità di trasmissione. Michele ha dedicato la sua vita alla ricerca dei documenti, soprattutto su Castelnuovo, il suo paese che tanto amava. Tutta la sua ricerca certosina ha prodotto, e voi lo sapete, la pubblicazione di un'opera importante e fondamentale, Documenti per la storia di Castelfrentano, una raccolta soprattutto ai registri notarili che si deparano dal 1530 ai primi dell'Ottocento. La pubblicazione di quest'opera, ben 16 volumi, candeggiata e di anno in anno portata avanti dal mio predecessore, il sindaco Patrizio De Santis, sotto il mio mandato è stata completata con la pubblicazione degli ultimi 4 volumi che oggi, a nome della mia amministrazione, faccio dono alla biblioteca arcivescovile. Un ringraziamento devo farlo al nostro concittadino, Matteo Del Nobile, che è stato molto vicino a Michele, soprattutto negli ultimi anni della sua vita. Matteo continua a suo modo e con i suoi mezzi l'opera di ricerca e di pubblicazione su Castelnuovo. Michele gli donò, prima della sua morte, oltre a diversi documenti inediti, anche una pendetta drive, con tutti i registri che lui capì di non riuscire a pubblicare. E Matteo è stato il promotore della pubblicazione di quest'ultimo 4 volumi. Ecco, scritta a mano. Gli scritti rimangono e fanno la storia, solo la storia. Come atto tangibile della nostra riconoscenza verso il nostro compianto concittadino, oltre al completamento della sua opera, abbiamo già deliberato in giunta la titolazione a suo nome della biblioteca e del costituendo museo in piazza Grugnale Giuliano. Vedo Patrizia, è stata su suo impulso in consiglio comunale, prendendo quell'impegno lo porteremo a termine. La cerimonia ancora non avviene per problemi burocratici, la prefettura ci ha tassativamente imposto il lasso di 10 anni dalla morte, quindi dovremo attendere l'anno prossimo. Ringrazio quindi gli organizzatori per questa meritoria iniziativa. Grazie. Grazie soprattutto per i tempi. E ora, come vi ho detto, prima di dare la parola a Monsignor Tommaso Valentinetti, vorrei procedere con una lettura sommaria di quelli che sono i due profili biografici di Monsignor D'Antonio e del Dottor Scioli. Sua Eccellenza Monsignor Enzio D'Antonio, nato a Lanciano il 16 maggio del 1925, qui abbiamo trovato proprio poco fa, sempre utile, sempre bello, abbiamo trovato nei transunti l'atto di battesimo di Monsignor Enzio D'Antonio del 1925, per cui insomma è stata anche una bella ricerca e abbiamo trovato questo bel documento.
Dopo la formazione seminaristica presso gli istituti di Lanciano e Chieti, è ordinato presbitero il 29 giugno del 1949. Profondo conoscitore della scienza patristica e del diritto, serve le due comunità, in particolare di Santa Lucia di Lanciano e di Sant'Agostino di Lanciano. L'11 maggio del 1975 riceve l'ordinazione episcopale per le mani del cardinale Antonio Poma e diventa così il vescovo della diocesi di Trivento e contestualmente coadiutore dell'arcidiocesi metropolitana di Campobasso Boiano. Fino al 1977 a Trivento e dal 1977 al 1979 arcivescovo metropolita di Campobasso Boiano. Il 1979 è l'anno che lo vede arcivescovo titolare di Velebuzdo, nello stato della Bulgaria. Preparandosi alla Missio ad Gentes, si spegne improvvisamente qui a Lanciano l'arcivescovo Monsignor Leopoldo Teofili, del quale Monsignor Enzo D'Antonio ne accetta la successione. Guida l'arcidiocesi di Lanciano e la diocesi di Ortona, perché sappiamo che almeno fino al 1986 non erano ancora state unite, ma dal 1986 arcidiocesi di Lanciano-Ortona, guida queste due diocesi dal 1982 al 2000. È vescovo, arcivescovo emerito fino alla sua morte, avvenuta il 17 dicembre del 2019, e oggi è il quarto anniversario della morte, ed ecco perché avevamo deciso proprio come data il 17 dicembre, proprio perché è anniversario della morte. Il dottor Michele Scioli nasce a Castelfrentano, gli studi presso il liceo classico di Lanciano, dopo la maturità si iscrive a farmacia per continuare l'attività di famiglia, la farmacia Scioli di Castelfrentano. A pochissimi esami dalla laurea abbandona gli studi di farmacia, per dedicarsi alla sua passione, che era quella della storia. Si sposa con la moglie amata Silvia, insegnante di matematica e farmacista. Intraprende studi storici intorno agli anni Ottanta a Chieti, laureandosi in storia e filosofia, indirizzo archeologico. Tra i lavori più importanti, e già sono stati anche elencati dal sindaco di Castelfrentano, gli studi sull'Antinori, gli studi particolari e specifici sulla terra di Castelfrentano, sulla città di Castelfrentano, e la sua permanenza conosciuta, ed ecco perché il professor Cuomo, nella deputazione abruzzese di Storia Patria. È bibliotecario diocesano per molti anni, fino praticamente alla sua morte, avvenuta il 4 maggio del 2014. Chiedo ora a Monsignor Tommaso Valentinetti, che è stato stretto collaboratore di Monsignor D'Antonio, di poter parlare della vita dell'arcivescovo. Eccellenza, le do questo... No, parlo da te. Se va bene, parlo da te. Buonasera a tutti, ben rivisti agli amici di un tempo, ben conosciuti a quelli che non riesco a individuare. Raccontare la molteplice personalità di Monsignor D'Antonio come pastore di questa chiesa e come promotore di iniziative culturali in pochi minuti non è assolutamente un'impresa facile. Comunque andrò per piccoli flash. Innanzitutto c'è una premessa nella sua vita, e nella sua vita soprattutto di vescovo. E la premessa è la grande esperienza che lui fa come parroco nella città di Lanciano, sia come parroco di Santa Lucia, come è stato ricordato, e sia come parroco di Sant'Agostino. Particolarmente la memoria che lui faceva di tanto in tanto con noi collaboratori
di quella che era stata la sua esperienza di parroco in quella realtà che allora era molto diversa da quella che è adesso la zona di Sant'Agostino, una situazione molto complessa, molto difficile, molto direi quasi borderline, e lo ha provato in maniera molto molto forte e lo ha fatto sentire sicuramente in maniera eccezionale, immerso in tutta quella umanità. Da quell'esperienza nasce poi una chiamata forse improvvisa, ma forse nemmeno tanto improvvisa, visto il suo impegno in diocesi in Azione Cattolica, perché viene chiamato come assistente nazionale dell'Azione Cattolica. E lì profonde molte energie di carattere culturale, di carattere di riflessione pastorale, nei tempi in cui l'Azione Cattolica era il nervo portante di tutte le comunità parrocchiali, in particolare soprattutto per i ragazzi e per i giovanissimi. Si impegna anche con pubblicazioni varie, con i piccoli mensili, con tutto quello che poteva essere il materiale da fornire alle comunità parrocchiali, agli assistenti dell'Azione Cattolica per il cammino di fede. Queste premesse lo portano poi a iniziare insieme con il Cardinale Poma quella che era la nascente Conferenza Episcopale Italiana. Ne fu sottosegretario per tantissimi anni, e anche lì la memoria di questo servizio alla Chiesa italiana, ma nell'organismo direi più rappresentativo, che era l'Assemblea di tutti i Vescovi, nel cercare, perché sotto il suo mandato di sottosegretario furono pubblicati vari elementi importanti. Ricordo il Messale, la prima edizione del Messale in lingua italiana, ricordo la Bibbia soprattutto in lingua italiana, curata in maniera direi certosina, come sapeva fare lui, in maniera molto 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 chiara. Dentro questa esperienza avviene un evento straordinario che ha segnato profondamente la sua vita, e cioè il Concilio Ecumenico Vaticano II. Monsignor Enzio è vescovo del Concilio, non perché vi ha partecipato come padre conciliare, perché non era ancora vescovo dal 63 al 65, ma fu chiamato ad essere accompagnatore di coloro che erano i cosiddetti fratelli separati, cioè quelli che sostanzialmente erano stati invitati ad ascoltare i lavori conciliari. Ma in questo ruolo ascolta tutte le sessioni del Concilio, ascolta tutto quello che nel Concilio viene detto e ne beve profondamente lo spirito. Ne beve profondamente lo spirito, tanto che quando nel 1975, ancora sottosegretario della CEI, viene chiamato per l'episcopato, il suo lume, la sua direzione era il Concilio, era l'attuazione del Concilio alla sequela di un grandissimo Papa, che era allora Paolo VI, che voleva e sentiva fortemente quanto dovesse essere messo in atto il Concilio Ecumenico Vaticano II. Tutto questo lo porta a vivere in maniera molto intensa il suo rapporto con le comunità cristiane e con le comunità diocesane di Trivento e di Campobasso, dove la verità va detta con molta serenità, molto spesso proprio questo suo desiderio del Concilio e di attuare il Concilio non viene molto capito e non viene probabilmente molto accettato. Allora prende una grande decisione, la decisione di spendere una parte o restante parte della sua vita in missione. Fa un collegamento con i missionari della Consolata e si reca in Etiopia, dove vive per un anno. Per delle circostanze anche di salute rientra in Italia, si trova in Inghilterra quando Monsignor Teofili muore,
e viene riacciuffato dall'allora prefetto della congregazione per i vescovi, che adesso mi sfugge il nome, però mi verrà in mente, e viene mandato o perlomeno gli viene chiesto di venire a fare l'arcivescovo di Pescara. Monsignor D'Antonio era molto cosciente che venire a fare l'arcivescovo nel luogo dove era nato non era una cosa facile, non era una cosa semplice, però chiese una verifica: se è il Santo Padre che me lo chiede, io sono pronto ad obbedire. Questi sono fatterelli che ci ha raccontato lui, per cui adesso è morto, si possono dire, ma lui si guardava bene da raccontare queste cose. Il Papa gli confermò il suo desiderio e il Monsignor D'Antonio prese possesso della diocesi, mi pare alla fine di maggio del 82, qui a Pescara, e il 6 giugno a Lanciano, chiedo scusa, e il 6 giugno ero presente a Ortona. Da qui comincia la grande avventura pastorale nella diocesi di Lanciano, arcidiocesi di Lanciano, diocesi di Ortona, poi arcidiocesi di Lanciano-Ortona dal 1986. Si dedicò profondamente a rispettare tutto quello che era il cammino che era stato fatto, in particolare qui a Lanciano per quanto riguardava il congresso, il miracolo eucaristico, e a Ortona la presenza delle reliquie dell'Apostolo San Tommaso. Ma la cosa che gli premeva tantissimo era la formazione cristiana, la formazione alla vita di fede, la formazione a che tutti potessero camminare nel riconoscere il Signore Gesù come Signore della propria vita e della propria esistenza. E allora le prime iniziative diocesane che si sono svolte proprio in questo salone furono le tre giorni di aggiornamento pastorale. Queste tre giorni di aggiornamento pastorale sono state enucleate sui documenti che la Conferenza Episcopale Italiana aveva allora pubblicato: evangelizzazione e promozione umana, evangelizzazione e sacramenti, evangelizzazione e sacramento del matrimonio, evangelizzazione e ministeri, e mano a mano, di anno in anno, si portavano avanti queste riflessioni, cercando di infondere negli operatori pastorali che venivano invitati a partecipare a questi incontri le necessarie attrezzature educative che potessero poi mettere gli operatori pastorali a servizio delle proprie comunità. E in questo cammino Monsignor D'Antonio riuscì alla fine del suo mandato, quando stava andando via, a fare circa un calcolo di quanti catechisti più o meno attivi erano presenti nella vita della diocesi, ed erano 500, diffusi in tutte le comunità parrocchiali che avevano ricevuto un buon bagaglio, perlomeno una buona infarinatura del loro servizio, e mettevano a disposizione il loro servizio ministeriale per i sacramenti dell'iniziazione cristiana, per il sacramento della prima comunione, della cresima. E poi si cominciò anche sulla dimensione della famiglia. Già allora le problematiche familiari erano molto molto sentite. Monsignor D'Antonio appoggiò fortissimamente il consultorio familiare di ispirazione cristiana di Ortona. Penso che anche qui a Lanciano non ne ho memoria su questo tema, ma mi pare che avesse intrapreso qualche iniziativa. E su questa rotta, su questa pista, si andò avanti in una pastorale, direi di routine se volete, ma una pastorale che cercava di incidere profondamente nella vita delle comunità parrocchiali. Tutto questo è stato verificato come? È stato verificato con due visite pastorali,
di cui ci sono i resoconti, credo che gli attivisti ne hanno perfetta memoria, uno a 360 gradi, cioè visita pastorale proprio a tutta la realtà parrocchiale, che durò parecchio tempo, durò mi pare più di 2 anni e mezzo, se non 3 addirittura, adesso le date non le ricordo, ma poi ne fece una seconda, perché si rendeva conto che il tallone d'Achille già da allora erano i giovani e le famiglie. Allora una seconda visita pastorale particolarmente diretta ai giovani e alle famiglie, o perlomeno a come le comunità parrocchiali potessero affrontare le problematiche giovanili e le problematiche familiari. Sicuramente già allora intravedeva la fatica, la difficoltà che oggi è molto più accentuata e molto più sentita di quanta mancanza abbiamo di giovani nelle comunità parrocchiali e di quante famiglie purtroppo vivono situazioni di grande disagio. Poi si preparava con l'avvento delle sue dimissioni che dovevano avvenire nell'anno 2000, ordinato nato nel 25, nel 2000 faceva 75 anni, si preparava il grande giubileo del 2000. Questo grande giubileo del 2000 comportava 3 anni di preparazione. In questi 3 anni di preparazione, una dedicata al Padre, una dedicata al Figlio, una dedicata allo Spirito Santo, Monsignor D'Antonio si prodigò perché le comunità parrocchiali camminassero dentro questa dimensione e promosse in quella circostanza. Lui non era molto amante di pellegrinaggi, però quando erano ben organizzati allora si piegava molto ben volentieri, e allora promosse 2 pellegrinaggi diocesani, uno in Terra Santa e uno a Fatima, nel 97, nel 97-98, 99 non l'abbiamo fatto, il 2000 poi è arrivato praticamente con il grande giubileo. E con il grande giubileo è arrivato il tempo in cui lui sapeva e lo voleva con tutte le sue forze, era perfettamente convinto che a 75 anni dovesse andare in pensione, in meritata pensione, ma ed era anche preoccupato quando qualcuno gli diceva: ma lei sta bene, può continuare, perché non continua? E a parte il fatto che diceva che non dipendeva da lui ma dipendeva dal Papa, ma proprio per evitare, questa è l'ultima piccola notazione personale che vi posso aggiungere, ma proprio per evitare che qualcuno potesse procrastinare il suo mandato che sarebbe scaduto nel mese di maggio del 2000, lo accompagna io in nunziatura 6 mesi prima a portare la lettera di dimissione, cosa che mi ha insegnato a fare, lo farò anch'io appena arriverò a quella data, in modo tale che nessuno tenti di allungare le regole più importanti nel servizio episcopale. E a quel punto sperava che nel mese di maggio-giugno potesse esserci il successore. Il successore non c'è stato, perché la Santa Sede, piccola altra annotazione di carattere personale, gli ha sfilato di sotto il vicario generale, che ero io, sperendomi a Termoli come vescovo. Allora si è dovuto caricare altri 6 mesi di lavoro, e poi finalmente a novembre fu nominato Monsignor Ghidelli, e il 6 gennaio del 2001 Monsignor Ghidelli fu ordinato in cattedrale vescovo con presa di possesso, e cominciò il cammino ulteriore. Cosa fece dopo? Si ritirò in ritiro strettamente eremitico in una mansarda che credo voi tutti conosciate, dedicandosi a quegli studi patristici che ha citato il nostro cancelliere,
agli studi patristici e agli studi biblici, di cui era profondamente innamorato. E vi dico sinceramente, chiudo, mi vergognavo qualche volta, perché io ho studiato la Bibbia e ho studiato anche le lingue bibliche, ma quando andavo a trovarlo di tanto in tanto mi dava lezione, come sempre. Ecco, non so se ho tratteggiato la sua figura, si potrebbero dire tante altre cose, qualcosa ho dimenticato, ma lo ricordo veramente e sono contento che questa sera lo si stia ricordando in maniera così bella, soprattutto nel rapporto che lui ebbe anche con il dottor Michele Scioli, di cui anch'io divenni un amico fraterno, tanto che, e questo lo dico per la memoria di Michele Scioli, Michele Scioli fece amicizia con l'attivista di Larino, che praticamente nutriva gli stessi sentimenti di ricerca di Michele Scioli, e venne a Larino, quando io ero vescovo di Larino, a fare delle conferenze su alcuni documenti molto importanti che loro due si erano scambiati. L'amore per la cultura, l'amore per l'arte, l'amore per tutto quello che era poi l'aspetto profondamente, direi, di relazione anche con la città, è testimoniato dalla biblioteca, dall'archivio e soprattutto anche dal bellissimo Museo Diocesano. Museo Diocesano di Lanciano, sezione Museo Diocesano di Ortona, sezione Biblioteca Diocesana anche di Ortona. Per cui il lavoro è stato veramente molto molto ampio e molto complesso, anche perché per lui non esisteva Lanciano sì, Ortona no. Ortona e Lanciano erano veramente la stessa cosa. Grazie. Grazie Eccellenza. E ora Sua Eccellenza Monsignor Claudio Palumbo. Chiedo scusa, ecco. Sua Eccellenza Monsignor Claudio Palumbo, in qualità della sua notoria esperienza nell'ambito storico, ancora di più in quello storico locale, che ha aiutato la nostra comunità diocesana, ci tengo a ricordarlo, a ricercare materiale in vista del 500° anniversario dell'Arcidiocesi di Lanciano, celebrato nel 2015. È stato invitato in maniera particolare con la volontà di dare ai presenti una testimonianza autentica e autorevole di quanto sia importante il metodo organizzativo per un archivio diocesano e quanto questo possa essere causa prima per l'acquisizione di una consapevolezza circa le radici da cui promana la vita, rileggere il passato e dialogare con la comunità sociale e civile. Grazie dell'invito. E molto volentieri ho risposto di sì a Sua Eccellenza l'Arcivescovo quando mi chiedeva un piccolo contributo, sollecitato da una grata memoria sia di Sua Eccellenza Monsignor Enzio D'Antonio, e che è stato tra l'altro poi mio predecessore a Trivento, come avete sentito, e sia del dottor Michele Scioli, la cui ultima immagine che ho è qui nella biblioteca quando stava correggendo le bozze del meraviglioso volume sull'Antinori. Ecco. E poi naturalmente non si può dire di no agli ex alunni, dunque allora mi sento in casa, Don Antonio, anche un altro sacerdote carissimo della diocesi di Trivento, gli amici che conosco e anche quelli che avrò piacere di conoscere questa sera. Allora, in filigrana, ecco, a quello che cercherò di esporre, mettiamo le immagini proprio nel cuore di Monsignor Enzio, in modo particolare perché parlerò di archivi, ma anche di Michele. E la riflessione che vorrei proporre è questa: archivi ecclesiastici, quale funzione e quale necessità? Tra le molteplici iniziative pastorali nelle quali la Chiesa si è prodigata nel corso della sua storia millenaria,
vi è stata quella di adattarsi all'indole di culture assai diverse tra loro, con l'unico impegno di annunziare il Vangelo. Questa sera, qui riuniti, possiamo constatare come la memoria delle opere prodotte confermi l'incessante sforzo dei credenti nel ricercare quei beni idonei a creare una cultura di ispirazione cristiana al fine di promuovere integralmente la persona umana quale indispensabile presupposto per la sua evangelizzazione. Io mi attengo strettamente alla parte ecclesiastica, perché sono un uomo di chiesa, ma va da sé che le considerazioni possono allargarsi anche alla necessità degli archivi e della ricerca storica nel mondo sociale. Ma la Chiesa non si è solo interessata alla produzione di tali beni culturali, bensì anche alla loro valorizzazione pastorale e conseguentemente alla tutela di ciò che ha prodotto per esprimere e attuare la sua missione. Gli archivi sono luoghi della memoria della comunità cristiana e fattori di cultura per la nuova evangelizzazione. Luoghi della memoria, essi hanno raccolto e devono poter raccogliere sistematicamente tutti i dati dell'articolato cammino di storia della comunità ecclesiale per offrire la possibilità di una congrua valutazione di ciò che si è fatto, dei risultati ottenuti, delle omissioni, degli errori. Proprio lo studio documentato e non pregiudiziale del passato condotto in questi luoghi della memoria rende la Chiesa più esperta in umanità, poiché ne fa conoscere lo spessore storico e le permette di riconoscersi a sua volta nella sua necessaria, multiforme e continua opera di inculturazione e acculturazione. Dunque questa indagine nei luoghi della memoria, che procede dalla ponderata raccolta di ciò che è documentabile, giova anche a prospettare un futuro fondato sui contributi della tradizione con la T maiuscola, dove la memoria si fa anche profezia. Come nani posti sulle spalle dei giganti, scriveva Bernardo di Chartres nel XII secolo, noi proseguiamo il nostro cammino sulle spalle delle generazioni che ci hanno preceduto nel segno dell'unica fede. Le fonti storiche legano infatti la Chiesa in un ininterrotto regime di continuità che parte dal messaggio di Gesù, passa attraverso gli scritti della prima comunità apostolica e di tutte le comunità ecclesiali, arrivando fino a noi in un proliferare di immagini che documentano il processo di evangelizzazione di ogni Chiesa particolare e della Chiesa universale. Di qui il nostro sforzo di tutela e valorizzazione del materiale documentario al fine di usufruirlo nell'ic et nunc della Chiesa. Io qui vedrei il cuore dell'impegno di Monsignor D'Antonio e di Michele Scioli. Dunque trasmissione documentaria come momento della tradizione. Ma nella mens della Chiesa la memoria cronologica porta dunque ad una rilettura spirituale degli eventi nel contesto dell'evento di salvezza e pone l'urgenza della conversione al fine di pervenire all'utunum sint, che sia una cosa sola. Ma trasmissione documentaria non solo come momento della tradizione, bensì anche come memoria della evangelizzazione. Le profonde radici teologiche fondano l'attenzione e la cura delle comunità cristiane nella custodia dei loro archivi. Le fonti storiche, conservate nelle antiche arche o nei moderni scaffali, hanno consentito e favoriscono la ricostruzione degli eventi e permettono di trasmettere la storia dell'azione pastorale dei vescovi nelle loro diocesi, dei parroci nelle loro parrocchie, dei missionari nelle zone di prima evangelizzazione, dei religiosi nei loro istituti. Si pensi solo agli atti
delle visite pastorali alle relazioni per le visite ad Limina Apostolorum. Anche noi da Abruzzo e Molise ci stiamo preparando, siamo tutti indaffarati nei vescovi in questo periodo a preparare la relazione per la visita ad Limina che faremo nell'aprile prossimo, a Dio piacendo. Ai rapporti dei nunzi e dei delegati apostolici, ai documenti dei concili nazionali e dei sinodi diocesani, ai dispacci dei missionari, agli atti dei capitoli, degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, eccetera. I registri parrocchiali che attestano la celebrazione dei sacramenti e annotano i defunti unitamente ai fascicoli curiali che riportano le ordinazioni sacre, lasciano intravedere la storia della santificazione del popolo cristiano nelle sue dinamiche istituzionali e sociali. I carteggi relativi alle professioni religiose permettono di cogliere lo sviluppo dei movimenti spirituali nelle forme storiche in cui si è espressa la sequela di Cristo. Il materiale raccolto negli archivi mette in risalto nel suo complesso l'attività religiosa, culturale, economica, assistenziale e caritativa delle molteplici istituzioni ecclesiastiche, favorendo anche la comprensione storica delle espressioni artistiche che si sono originate lungo i secoli al fine di esprimere il culto, la pietà popolare, le opere di misericordia. Gli archivi ecclesiastici meritano dunque attenzione, tanto sul versante storico quanto su quello spirituale, e permettono di comprendere l'intrinseco legame di questi due aspetti nella vita della Chiesa, attraverso la variegata storia delle comunità attestata nelle carte. Sono manifeste le tracce dell'azione di Cristo che feconda la sua Chiesa, sacramento universale di salvezza, e la sospinge sulle strade degli uomini. Negli archivi ecclesiastici, come amava dire San Paolo VI, sono conservate le tracce del transitus domini, del passaggio del Signore nella storia degli uomini. Dunque, trasmissione documentaria come momento della tradizione, trasmissione documentaria come memoria dell'evangelizzazione e finalmente trasmissione dei documenti come strumento pastorale. Anche nel terzo millennio cristiano è quanto mai utile riscoprire questa multiforme inculturazione del Vangelo compiuta nei secoli passati. È ancora attuale nella misura in cui la parola del Signore viene annunziata, creduta, vissuta dalla comunità dei credenti con innumerevoli consuetudini locali e diverse prassi pastorali. Con il loro patrimonio documentario conosciuto e comunicato, gli archivi possono diventare utili strumenti per una illuminata azione pastorale. Ripeto, io mi sto soffermando solo a questa dimensione specifica, tipica, che ci appartiene in quanto uomini di Chiesa, ma è facile estendere il raggio anche all'aspetto sociale, no? L'archivio, la consultazione dell'archivio come indispensabile anche per la comunità civile, per la società. Da questo punto di vista invito proprio a fare opera nelle scuole, per i giovani, per la frequentazione degli archivi, per gli studenti in modo particolare, per conoscere le proprie radici, no? E anche sugli strumenti, documenti matrimoniali di nonni, di zii, di genitori, questo profumo di una umanità che è racchiusa nelle carte della memoria. Ma non entro in questo argomento. Rimango solo all'aspetto pastorale perché lo ritengo prioritario dal mio punto di vista. I documenti possono offrire ai pastori, ai laici, mutuamente impegnati nell'azione evangelizzatrice, informazioni sulle diverse esperienze remote e recenti, come anche offrire la possibilità di un congruo adeguamento delle istituzioni ecclesiastiche alle esigenze dei fedeli e degli uomini del nostro tempo. Una istituzione che dimentica il proprio passato difficilmente riesce a configurare la sua funzione tra gli uomini di un determinato contesto sociale, culturale e religioso. In tal senso gli archivi contribuiscono efficacemente nel far crescere il senso di appartenenza ecclesiale di ogni singola generazione e rendono manifesto l'impegno della Chiesa in un determinato territorio. Si comprende perciò la cura
che molte comunità locali hanno nel presente ed ebbero nel passato in favore di questi centri di cultura e di azione ecclesiale. E Lanciano eccelle da questo punto di vista. Il venerato pontefice Paolo VI scriveva convinto in una sua allocuzione del 26 settembre 1963, scriveva convinto tra l'altro che è il Cristo che opera nel tempo e che scrive proprio lui la sua storia, sì che i nostri brani di carta sono echi e vestigia di questo passaggio della Chiesa, anzi del passaggio del Signore Gesù nel mondo. Ed ecco che allora l'avere il culto di queste carte, dei documenti, degli archivi, vuol dire di riflesso avere il culto di Cristo, avere il senso della Chiesa, dare a noi stessi e dare a chi verrà la storia del passaggio di questa fase del transitus domini nel mondo. Io penso che, mentre vi ringrazio per l'attenzione, ecco, nel comunicare questi pochi pensieri, ognuno ha potuto avere, ripeto, no, come filigrana, il cuore e la mente sia di Monsignor Enzio che del dottor Michele Scioli. Tra l'altro, io venni qui da giovanissimo sacerdote, ero stato mandato a Chieti come vicerettore del seminario e insegnante di storia, ma stavo preparando il mio dottorato, cominciavo un po', no? E proprio Monsignor Enzio mi disse: guarda, se vuoi venire a Lanciano ti faccio vedere l'archivio, la biblioteca, scegliamo un qualcosa. E mi diede, proprio pensate alla grande stima e fiducia che aveva in me, mi consegnò un piccolo quaderno pergamenaceo della fine del 1200. Dice: tienitelo, poi me lo riporti. Cosa che Don Enzio penso ne avrebbe fatto, non lo so. E sulle confraternite di Lanciano, naturalmente poi i dati, no, erano un po' esigui, non si riusciva a risalire la china e orientai la mia ricerca in tutt'altra direzione. Però ebbi proprio la sensazione veramente di un cuore, di una mente applicati alla conoscenza di un Cristo incarnato e documentato attraverso la storia della sua Chiesa, che è il corpo mistico di Cristo. Per cui io vi ringrazio dell'attenzione, ma chiedo veramente che il Signore dia il meritato premio a questi due luminari della Chiesa lancianese e che la loro intercessione ci aiuti a fare una memoria viva delle tracce di Cristo dentro i nostri contesti ecclesiali. Grazie. Grazie Eccellenza. E ora al dottor Lucio Cuomo, membro della Deputazione Abruzzese di Storia Patria, che ha avuto la possibilità di collaborare con il dottor Michele Scioli e ne è stato principalmente anche l'amico, mi permetto, chiediamo di poter condividere con noi la vita di quest'ultimo. Grazie. Buonasera. Io, dovendo raccontare tante cose di Michele, ho preferito e preferisco leggere gli appunti che ho preso per paura di dimenticare qualcosa. Cerco di evidenziare l'humanitas di Michele, che mi ha arricchito tanto negli anni e che mi ha permesso anche di crescere culturalmente. Sono trascorsi 9 anni dalla scomparsa di Michele e i ricordi della sua persona, della sua personalità, del suo essere sempre disponibile verso gli altri in tutti i sensi, della sua altissima competenza delle conoscenze storiche del territorio, delle fonti documentarie, del suo sembrare burbero e distaccato, ma in fondo sempre interessato a qualsiasi spunto e notizia che potesse illuminare la storia del suo paese, Castelfrentano, non sono poi così lontani. E era stato presentato da un altro grande studioso, anche egli da poco scomparso, Emiliano Gian Cristoforo, conosciuto verso la fine degli anni 70, con il quale poi si sarebbe sviluppata anche con lui una costruttiva amicizia e collaborazione. Con Michele il rapporto è stato diverso. Le differenti esperienze di vita e le regioni e ragioni di crescita culturale che
che sembravano molto distanti tra loro, ci avevano forgiato diversamente. Molto più giovane di lui e con un bagaglio di conoscenze molto più disparate, ero distratto da vari interessi che col tempo si sarebbero fusi in un insieme molto complesso di archeologia e storiografia. Michele, più ordinato di me e con una biblioteca ricchissima di informazioni che io non possedevo, mi è stato di grande aiuto, prestandomi un po' alla volta tutte quelle opere che mi avrebbero fatto crescere culturalmente. Non avendo avuto eredi diretti, tutto quello che era in possesso di Michele e di Silvia è stato donato ai parenti, agli amici, alle istituzioni, come il medesimo comune di Casalfrentano, depositario della biblioteca, che speriamo di poter consultare appena possibile. Avrebbe potuto avere un'attività redditizia, ma col trascorrere degli anni, alcuni dei quali impegnati in una facoltà imposta dal padre ma poco gradita e subito abbandonata appena possibile dopo la scomparsa del genitore, il destino aveva disposto diversamente. Tant'è che dopo essersi laureato in materia di cultura classica e con una tesi in archeologia che gelosamente conservo, si ritrovò troppo anziano per qualsiasi opportunità lavorativa pubblica. La buona e brava donna che aveva sposato e la grande disponibilità e amorevolezza di Monsignor Enzo D'Antone hanno però in quegli anni aiutato Michele a sopravvivere all'avversità. Potrei ricordare il suo grande interesse per la ricerca archeologica, specie quella del suo paese, specie quella che il suo paese in due diverse occasioni gli ha fornito. Gli scavi alla villa di Trastulli e quelli nel piazzale a fianco alla chiesa di Santo Stefano. Ricordo la sua meticolosa ricerca di reperti, le foto, le ipotesi che di volta in volta formulava e di cui mi rendeva partecipe, i depositi di materiali ritrovati e le continue, pressanti e talvolta insulse discussioni con la vera responsabile dello scavo, che però, stando a Chieti, poco comprendeva le difficoltà che Michela si trovava costretto ad affrontare e a superare. In quegli anni Michele, con i due inseparabili amici Aldo Angelucci e Peppino D'Amico e altri simpatizzanti, avevano costituito un'associazione culturale, la Castrum Novum, a cui avevo aderito anch'io per amicizia e per interesse storico e archeologico per un territorio che manifestava ogni tanto nuove sorprese. Mi torna alla memoria la sua grande delusione quando, pronto ormai il volume che raccontava l'esperienza archeologica di Piazza Caporali e pronto il suo incontributo a quel volume, il testo fu pubblicato senza il suo nome, malgrado all'interno ci fosse la sua ampia relazione. Ma ricordo anche il suo viso disteso e rilassato in occasione della laurea del mio primo figliolo a Chieti, nel lontano 19 marzo 2009, e una visita a Pietraferrazzana 4 anni prima, quando ci recavamo con le nostre consorti a trovare un amico, fissato come noi, di storia patria. Il suo approccio con il computer non sarà stato semplice, a lui serviva essenzialmente un programma di videoscrittura nel quale poter scrivere e agevolmente correggere i testi che la deputazione abruzzese di storia patria, di cui era deputato, e la diocesi di Lanciano, del cui archivo è stato responsabile ordinatore, gli avevano affidato. Nelle ore di insonnia ti potrà essere utile, così mi augurava Michele, donandomi per una sana lettura il libro di memorie di Antonio Ludovico Antinori. Nel 95, 11 anni più tardi, portava a termine un altro oneroso lavoro affidatogli dalla deputazione aquilana, il 12° volume, comprendendo gli indici delle gesti marciate. Quanta fortuna possono avere avuto dei gesti, non spetta a me dirlo, ma me ne sono servito quest'anno, proprio quest'anno, per una pubblicazione attinente ai regesti di Fossa Cesia e di Rocca San Giovanni. Potrei rammentare le lunghe ore trascorse insieme nel suo piccolo studiolo tra una sigaretta e un caffè che la buonissima Silvia ci portava solitamente verso le 17:30, a chiacchierare di storia, di epigrafia, di archeologia. Una volta mi disse che era stato contattato da una studiosa di Atessa in merito a una ricerca attinente alle monache di San Giacinto, ma poi la signora non aveva più dato notizie di sì. E il suo studio, pure con le informazioni e gli aiuti dati da Michele, è stato pubblicato 4 anni dopo la sua morte.
Vorrei infine ricordare il viaggio all'Aquila o in qualsiasi altro luogo abruzzese dove la deputazione di Storia Patria ci conduceva puntualmente, ci accompagnava sia all'andata che al ritorno, padre Teotimo, al secolo Giulio di Nicola, paziente raccoglitore della documentazione di San Giovanni in Venere, che per tutto il tragitto parlava, e Michele con santa pazienza ascoltava e guidava l'autopolo che gli aveva regalato la moglie. E come era contento e sollevato Michele quando un giorno mi disse che aveva fatto pace con Dio dopo un lungo periodo di astinenza. Grazie. Grazie dottor Cuomo, e permettetemi anche di ringraziare per i tempi, perché veramente siamo in perfetto orario. E chiedo adesso a Don Angelo Giordano, il nostro vicario generale, di poter precisare o definire quanto dove ci troviamo oggi con la Biblioteca Diocesana, visto che stiamo parlando di memoria, stiamo parlando di ricostruire il presente e quindi vogliamo capire oggi dove ci troviamo. Grazie. Ok, premetto che farò il vicario del vicario per la pastorale, quindi mi spiace eccellenza, mi presto a un altro servizio. E molto quindi brevemente vi darò qualche informazione sulle attività recenti di questa istituzione, su ciò che in qualche modo contiene, veramente perché possiate un po' rendervi conto e del lavoro culturale che in qualche modo prosegue ed è ben fondato, ecco, appunto, ma anche del riflesso pastorale che questo ambiente può offrire anche in relazione ai giorni, insomma, al nostro tempo, ecco, che richiede delle attenzioni pastorali sicuramente differenti forse rispetto a qualche anno fa. Chiaramente i testi che noi abbiamo sostanzialmente riguardano le tematiche teologiche, filosofiche, la storia abruzzese, insomma l'arte, e queste sono un po' le principali voci che abbiamo in questa biblioteca. È chiaro che il fondo antico, c'è un fondo antico che, anzi, al termine di questa conferenza sarebbe bello proprio poter visitare, è costituito fondamentalmente da libri provenienti dal seminario arcivescovile e dai libri dal fondo del capitolo cattedrale. E sono libri assolutamente interessanti, chiaramente questa sera è possibile solo vederli a vista, ecco, non è possibile sfogliarli, però il bibliotecario è disponibile ed è proprio questo uno dei servizi che in qualche modo vengono portati avanti oggi, proprio per poter rendere alcuni di questi testi così antichi visionabili e un po' da tutti, ecco, non solo ricercatori o coloro che in qualche modo hanno un interesse specifico. Tra l'altro poi vi dirò qualcosa su ciò che è attualmente proprio in mostra, quindi alla fine della conferenza sarà possibile visionare. Poi abbiamo il fondo di Monsignor D'Antonio, che ha donato a questa istituzione i suoi libri sostanzialmente, e sono ancora in catalogazione, perché sono tanti i libri che sono pervenuti e quindi sono ancora è ancora attivo il processo di catalogazione. Poi abbiamo un fondo musicale di abruzzesistica e un fondo di arte che, insomma, è possibile appunto visionare. Chiaramente questi libri sono inseriti in un circuito, nel circuito dell'Istituto Centrale Catalogo Unico, chiamato Istituto Centrale Catalogo Unico Servizi Bibliotecario Nazionale. Questo circuito conta 7.098 biblioteche in tutta Italia e quindi anche la nostra biblioteca vi partecipa e è inserita. Cosa fa la biblioteca oggi? Cosa
oltre che custodire testi, la biblioteca acquista testi. Noi abbiamo fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica destinati proprio all'acquisto di nuovo materiale, di nuove pubblicazioni che servono per lo studio. Molti studenti di teologia, ma non solo, anche di filosofia, di varie appunto discipline, vengono nella nostra biblioteca per la ricerca, e quindi abbiamo ogni anno un budget di diverse migliaia di euro proprio per l'acquisto di questi libri. Tra l'altro ci tengo a precisare che proprio i fondi dell'8 per mille ci permettono la gestione, la tutela, la conservazione di questi spazi, che altrimenti sarebbero proprio difficili da poter, come dire, portare avanti nella misura in cui appunto facciamo oggi. E quindi c'è l'acquisto di testi e poi i progetti che vengono sviluppati insieme all'archivio per quanto riguarda proprio la scuola, il mondo scolastico, il mondo giovanile e adolescenziale. Questa biblioteca e nell'archivio, poi qualche dettaglio lo darà anche Alessio, e vengono tanti studenti a fare laboratori, progetti, frequentata da insegnanti, ed è bello poter vedere bambini anche delle scuole, della scuola primaria o ragazzi della scuola secondaria, poter vedere volti rasserenati e affascinati dal libro, dai libri. È proprio bello, io ho assistito diverse volte, c'è il dottor Anselmo giù che potrebbe confermare proprio questa immagine dei ragazzi che in fondo, se portati in un ambiente lontano dalla tecnologia, lontano un po' da tutti gli strumenti che noi abbiamo oggi, sanno lasciarsi affascinare proprio dal mondo del libro. E questa per esempio è un'altra cosa, un altro progetto concreto che stiamo portando avanti. Al termine di questa conferenza dell'intitolazione di due ambienti, nello spazio della biblioteca, vi dico solo questo, così entrando, ma poi troverete il bibliotecario che potrà anche illustrarvi con dovizia di particolari quanto è esposto, però ci tengo a dire che abbiamo desiderato esporre la bolla di Pio IV di sopraelevazione della diocesi di Lanciano, arcidiocesi metropolita di Lanciano. E questa bolla è del 9 gennaio del 1561, quindi è possibile poter visionare questo documento così prezioso antico insieme ad altri libri che chiaramente sono esposti. Ecco, credo che questo, proprio in maniera molto estremamente sintetica, sia un po' opportuno poterne parlare e poter divulgare anche queste informazioni, perché la nostra Chiesa, proprio nel solco di quanto è stato fatto nel passato e anche nella prospettiva di continuare a manifestare il passaggio di Cristo e la sua manifestazione, anche attraverso queste istituzioni, questa Chiesa intende continuare l'opera dell'evangelizzazione, rimanendo con i piedi per terra e con il volto umano, come appunto Cristo ci ha insegnato. Grazie. Siamo quasi alla fine. Poi andremo alla linea. Quando parlo io non funziona. Questa è non devi toccare. Roba. Sì, mi sentite? No? Sì? Dovrebbe. Sì, ok, perfetto, grazie. Allora, grazie a voi. Vi devo dire che è stato anche, noi ci siamo confrontati prima di poter ovviamente vederci questa sera e parlare di fronte a chi è intervenuto, però vi devo dire è stata una conferma tutto quello che è stato detto questa sera. Si è confermato che effettivamente il labor manet, rimane il lavoro di due persone, Monsignor D'Antonio e il dottor Michele Scioli,
che ci hanno reso possibile oggi. Oggi tutto quello che stiamo facendo o che faremo sarà possibile perché loro hanno lavorato prima di noi. Per cui noi, nel solco di questa memoria, che non dobbiamo annichilire, che non dobbiamo abbandonare, ma siamo chiamati a custodire, che siamo chiamati a coltivare continuamente, noi vorremmo che il lavoro fatto da loro veramente illumini il nostro cammino. L'Archivio Diocesano, in maniera particolare, per quanto riguarda proprio la memoria di Monsignor D'Antonio e del Dottor Scioli, proprio perché non rimanga su pietra della Maiella, non rimanga solo sulla pietra della Maiella la memoria dei nostri, l'idea è proprio quella di formare comunque durante i prossimi anni, durante quest'anno, giornate di studio in onore di Monsignor D'Antonio e del Dottor Scioli. Non ci fermiamo oggi qui, questo è un inizio, il 17 dicembre è un inizio, non ci fermiamo solo alla targa, non ci fermiamo solo al convegno, però intanto gli atti del convegno, scripta manent, verranno messi per iscritto. Perché? Perché è bene che quanto ci siamo detti questa sera venga messo per iscritto e parli a chi magari questa sera non è stato presente. Per cui scripta manent, inizieremo col mettere per iscritto quelli che sono gli atti del convegno. Un'altra considerazione che abbiamo fatto insieme all'arcivescovo e insieme al consiglio episcopale è quella di ufficializzare presso l'Università di Chieti una borsa di studio in loro nome, in archeologia, in quello che è l'indirizzo archeologico, perché ragazzi o ragazze che non possono permettersi una carriera scolastica, una carriera universitaria, possano, lavorando sugli studi già fatti di Monsignor D'Antonio e del Dottor Scioli, magari acquisire questa borsa di studio e procedere con un lavoro anche futuro. Perché no? Altra considerazione importante, vedrete una volta che entrerete negli archivi, nell'archivio storico e nell'archivio corrente troverete una sezione che abbiamo voluto esporre perché sono i decretali di Monsignor D'Antonio, sono tutti i testi che lui ha scritto, che sono stati raccolti dal 1982 al 2000. Il sogno è quello di poter poi mettere per iscritto su una collana, che magari, qui lo dico davanti a Monsignor Palumbo, perché con l'editrice vaticana sta lavorando alla cremente per la pubblicazione di quelli che sono gli atti della diocesi di Trivento. Sarebbe bello, io qui lo dico, qui lo diciamo, sarebbe bello anche unire in un lavoro proprio comune le forze anche per la costituzione di un decretale o una raccolta di decretali di Monsignor D'Antonio che possa essere poi edita con la LEV. Questa è una proposta che volevamo fare, la facciamo qui così almeno rimane in video e poi ben scritto con i testimoni ovviamente. E una cosa che tengo a dire soprattutto alla fine di questi interventi: i ragazzi e le ragazze di oggi, noi di per sé insegniamo a scuola, io mi sono un attimo fermato, però noi insegniamo a scuola, e gli adolescenti e le adolescenti che sono entrati nei nostri archivi, vi dico perché insieme al dottor Martino stiamo seguendo, abbiamo seguito in questi anni l'arrivo degli studenti negli archivi, vi devo testimoniare la bellezza con cui questi alunni e le alunne hanno avuto modo, prima Monsignor Palumbo accennava proprio a questo,
fare i conti con il passato, perché molti di loro, chi è nato ovviamente nell'arcidiocesi di Lanciano Ortona, hanno avuto modo di riprendere i documenti di matrimonio fino ai trisavoli, per cui hanno avuto modo di vedere le firme dei loro trisavoli, e alcuni piangevano. Perché? Perché hanno toccato con mano il loro passato. Ed è stato veramente bello, perché quando dicevo prima dalle radici bromana vita, è perché lì si vede tutta la promanazione di una vita anche da ciò che rimane scritto, scritta manet. Per cui i ragazzi, gli adolescenti e le adolescenti usano Instagram. Instagram, che ovviamente per chi non è boomer, solitamente, e che non fa riferimento a quello che è Facebook, Instagram solitamente, dovete immaginare questo, che i ragazzi, se pubblicano una foto, loro a un certo punto, fateci caso, questa è una cosa a cui gli adulti fanno poco caso, Instagram per noi è un archivio a tutti gli effetti, perché Instagram ha, come Facebook, l'archivio dei post. Sapete cosa fanno gli adolescenti e le adolescenti e anche gli adulti quando non si riconoscono più nelle foto? Le cancellano. Oggi non siamo chiamati a fare la damnatio memoriae. Oggi siamo chiamati invece a prendere del passato brutto, bello, fallimenti, successi, tutto, perché noi siamo frutto di tutto questo nostro passato. Noi vogliamo riprenderlo, farlo nostro per ricostruire quello che è il presente. E in questo Monsignor D'Antonio e il Dottor Scioli ci hanno dato una grande mano. Permettetemi ovviamente di ringraziare chi è intervenuto questa sera, grazie, soprattutto i tempi, sanno quanto tengo soprattutto ai tempi, perché ce l'avamo dato 1:30, quindi siamo in perfetto orario. E verba volant, scripta manent, mi è venuto adesso, si laborem bene facit, cioè scritta manet, sì, ma se il lavoro è fatto bene, perché se il lavoro è fatto bene gli scritti non rimangono, per cui vanno custoditi. Un ringraziamento a chi è intervenuto, ai presenti e alle presenti, e permettetemi un ringraziamento speciale ovviamente alle autorità civili, in questo caso in maniera particolare oltre ai sindaci presenti, in maniera particolare al sindaco di Lanciano e al sindaco di Castelfrentano, perché veramente sono le due città che hanno visto i due nostri D'Antonio e Scioli crescere in età, sapienza e grazia, nel vero senso della parola. Un ringraziamento quindi alla Curia che ha permesso tutto questo, a Monsignor Cipollone, che ha dato veramente la disponibilità in tutto per poter lavorare su questo, e al nostro dottor Anselmo Martino, grazie veramente, la dottoressa Ada Giarrocco, che però non vedo, con Don Domenico Di Salvatore, perché grazie a loro soprattutto che oggi riusciamo a custodire tutto il patrimonio culturale che abbiamo in mano. Permettetemi di ringraziare i parenti presenti, i parenti di Monsignor D'Antonio e i parenti del Dottor Michele Scioli, insieme agli amici e alle amiche di una vita, perché io non conosco, però ho sentito dire che sono presenti veramente amici e amiche di una vita, credo che ne sarebbero veramente contenti. Gli ex sindaci in maniera particolare di Castelfrentano, per un motivo, perché Castelfrentano comunque abbiamo sentito prima, il dottor Scioli ha lavorato alla Cremente per la città di Castelfrentano e le amministrazioni comunque hanno influito positivamente in questo, per cui sono presenti anche gli ex sindaci di Castelfrentano, quindi grazie per la presenza.
e ci sono anche referenti, le referenti, i referenti delle biblioteche locali, per cui anche in questo noi siamo chiamati, archivi e biblioteche, a collaborare insieme, per cui l'archivio storico diocesano, la biblioteca diocesana non lavorino da soli, sempre in unità, proprio per il bene di tutti e tutte. Credo di aver detto tutto. E sì, ovviamente adesso ci sarà la lettura del decreto di intitolazione solenne da parte di Monsignore Emilio Cipollone, poi andremo direttamente presso l'archivio per lo svelamento della prima lapide per Monsignor D'Antonio e poi della biblioteca per il dottor Michele Scioli. Grazie. Vi chiediamo di mettervi in piedi. Prima di questa lettura così importante volevo aggiungere una parola che è questa. I ragazzi che frequentano l'archivio e la biblioteca, così come credo molti di noi, prima di entrarci dentro potrebbero pensare che l'archivio sia solo un magazzino di faldoni, di fogli che si ammucchiano nel tempo, e che la biblioteca sia solo un contenitore di libri. Quando poi ci entrano dentro, scoprono, come è stato già detto, che sono le origini di una storia, che sono le origini di una vita che deve continuare. Mi veniva in mente, quando pensavo cosa dire, che nell'antichità c'è stato un incendio o comunque una distruzione di una grandissima biblioteca, che fu quella di Alessandria d'Egitto, che fu come una mezza specie di cataclisma, perché secondo alcune fonti andarono perduti 40.000 volumi, secondo altri 700.000 volumi, veramente un mondo cancellato. Ecco, l'archivio e la biblioteca ci dicono, come diceva anche Don Alessio, che non c'è la possibilità della damnatio memoriae, ma c'è la custodia di una storia perché si possa andare avanti. E chiudo con un riferimento, visto gli studi patristici di Monsignor D'Antonio, al Migne, che è la raccolta dei testi greci e latini dei padri della Chiesa. Nell'introduzione di questo libro c'è scritto: mi metto a studiare il passato perché voglio offrire un grande futuro. Il ritorno alle radici permetterà di poter avere rami, fronde e frutti, soprattutto abbondanti. Allora le radici ci permettano di volare alto. E ora leggiamo. Io, Monsignore Emilio Cipollone, arcivescovo di Lanciano Ortona, in data 17 dicembre 2023, terza domenica del tempo di Avvento, dando voce alla volontà di tutta la comunità diocesana che rappresento, a nome dell'Arcidiocesi di Lanciano Ortona, intitolo l'Archivio diocesano a Monsignor Enzio D'Antonio e la Biblioteca diocesana al dottor Michele Scioli. Dalla data odierna, gli istituti ad essi annessi siano chiamati con questi nomi: la Madonna del Ponte e San Tommaso Apostolo, nostri patroni, ci guidino e ci accompagnino lungo il cammino che fa memoria del passato e costruisce il presente per un futuro più umano e più giusto. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Possiamo... Sì, adesso ci apprestiamo ad andare nei pressi dell'archivio.